Bene, tra un tarallucio e l'altro, in attesa della pizza, per l'ultimo video di quest'oggi parliamo, come vi avevo anticipato prima, di pallacanestro maschile, in particolare, della Lega Supercoppa 2020, che ricordo è iniziata da penso una settimana, più o meno 10 giorni. Divisa in quattro gironi da quattro squadre. Nella partita delle 17 sono state contrapposte la VL Pesaro, la Basket Dinamo Sassari, e proprio gli ospiti si sono imposti per 86 a 71 nella seconda giornata del loro raggruppamento. I parziali dicono 23-26, 19-27, 17-9, 12-24. Top 3 statistiche giocatori: Pusica, Sassuolo, sentite a me, Sassari 18 punti in 23 minuti e 5 secondi, Marco Spissu di Sassari 17 punti in 32 minuti e 35 secondi, Robinson della VL Pesaro 14 punti in 31 minuti e 50 secondi. Per quanto riguarda la classifica, a questo punto Sassari mette la seconda vittoria di fila. Certo, è ancora presto per dire quale sarà la squadra nel gruppo D che passerà ai playoff, però ecco, stasera tra poco più di 45 minuti avremo anche un'interessante sfida tra la Virtus Roma e il New Basket Brindisi alle 21. Entrambe Roma e Brindisi a quota 0, 0 vinte e una persa, mentre appunto Sassari è prima con due vittorie su due, Pesaro è seconda, una vittoria e una sconfitta. E sicuramente oltre a Pesaro se ne aggiungerà un'altra tra Brindisi e Roma questa sera alla fine della sfida tra i Capitolini e i Brindisini. Sassari che dopo il successo della gara inaugurale casalinga contro Roma per 114 a 71, quindi questa sera fa il bis. Noi ovviamente ci auguriamo che magari la qualificata di questo raggruppamento possa essere per esempio Sassari o Brindisi. Domani ovviamente ci sarà il video per andare a parlare della gara tra Roma e Brindisi di questa sera alle ore 21. Oltre, mi raccomando, al video di Milan Monza che inizierà alle 20:45 in diretta su Italia 1. Poi sicuramente speriamo di non avere una magra figura alle Ferrari, la Formula 1 domani, e insomma c'è tanta carne al fuoco, ma comunque devo ringraziarvi, siete stati in tantissimi a seguire il mio video dedicato al derby del Tortellino tra Virtus Bologna e Fortitudo Bologna. Pensate, in meno di 24 ore mi state facendo raggiungere quasi le 200 visualizzazioni solo per quel video. Grazie a tutti, siete straordinari. Quindi chiudiamo il video ribadendo: Sassari vince in quel di Pesaro per 86 a 71 e guadagna la seconda vittoria di fila nel proprio girone, in attesa ovviamente dell'altra sfida delle ore 21. Grazie a tutti, per oggi è davvero tutto sul mio canale YouTube. Ci vediamo domani con altri video. Buon proseguimento. Speriamo che possa gioire Galliani,
rivedendo San Siro, anche se si tratta ovviamente di un amichevole, ma per lui tornare a San Siro è pur sempre un grande ricordo. Insomma, anni indimenticabili con Milan, lui e il Berlusca, quindi. Beh, grazie a tutti e di nuovo buona serata, buona domenica per domani e alla prossima. Ciao!